sono pronta a partire anche io per raccontarvi questa terza giornata di BTM e Bye Puglia, giornata conclusiva nella quale è intervenuto anche il governatore pugliese Michele Emiliano, che ha detto è stato un evento molto vivace in cui tutti gli operatori si sono sentiti protagonisti nel raccontare la loro Puglia. State constatando la vivacità di questo evento, sono tutti al lavoro cercando di vendere in modo adeguato la Puglia. Sappiate ovviamente che quando si vendono pacchetti turistici si vende l'insieme della regione, i suoi servizi, la sua ospitalità, la sua civiltà, e quindi ribadisco ovviamente che il turismo non è un affare solo degli operatori turistici ma di tutti i pugliesi, che devono fare in modo che le persone che ospitiamo si sentano soddisfatte, accolte e siano ovviamente in grado di valutare di tornare, perché il nostro non è un turismo mordi e fuggi. Da noi la gente deve godere del benessere e della qualità della vita della Puglia, e lo deve fare per tutta la vita possibilmente. E in queste giornate di fiere e di incontri, diversi sindaci che hanno promosso il loro territorio. È stato il caso di alcuni sindaci del Gargano che hanno raccontato la loro terra, una terra ricca di tradizioni e soprattutto di origini. Sentite perché. Monte Sant'Angelo, capitale della cultura pugliese per il 2024, città, sito di patrimonio di ben due siti UNESCO. Quanto ha da raccontare in termini proprio di storia per far sì che il turismo e i flussi turistici continuano ad arrivare in città tutti i giorni dell'anno? Beh, Monte Sant'Angelo ha tanta storia e tanta cultura da raccontare dai due riconoscimenti UNESCO, le tracce che i Longobardi hanno lasciato all'interno del santuario di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano, e le faggete vetuste, un riconoscimento UNESCO che arriva nel 2017, a distanza di 6 anni dal primo. Secondo lei perché i turisti oggi scelgono sempre di più delle mete un po' più nascoste? Da cosa dipende secondo lei questo cambio di tendenza? Beh, sicuramente diciamo il passo è cambiato soprattutto dopo la pandemia. Dopo la pandemia ci siamo accorti che il turista non cerca più le grandi città caotiche, ma è alla ricerca dei piccoli borghi. Monte Sant'Angelo tra l'altro rientra tra i borghi più belli d'Italia, e quindi perché vuole vivere delle esperienze, vuole girare nelle stradine del centro storico alla ricerca di botteghe artigiane e di esperienze da vivere. Lavorare in rete per far rinascere un turismo anche nelle aree interne, questo percorso è utile proprio a far rinascere tutto il territorio? Assolutamente, tanto che noi con le città più grandi abbiamo costruito questa rete che stiamo anche cercando di allargare, perché abbiamo saputo e siamo in contatto. Noi per esempio quest'anno siamo stati ad Agnone, che è un'altra città nel Molise che ha il Rito del Fuoco, ma ce ne sono in Abruzzo, in Emilia, in Sicilia, in Grecia, quindi stiamo cercando anche di capire se ci sono le condizioni per mettere su una rete con le città, con il Rito del Fuoco, proprio perché riteniamo che queste manifestazioni, che sono sì di carattere religioso ma che hanno un senso della territorialità, possa, come dire, far crescere le aree che non sono poi diciamo vocate troppo per il turismo, come lo possono essere le aree marittime e diciamo e altre città che hanno una tradizione turistica particolare. E sono davvero tante le dimore storiche in Puglia, le chiese che raccontano anni e anni di storia e tradizione. Durante un incontro organizzato qui in fiera si è parlato dell'importanza di rivalutare questi luoghi diventati ormai luoghi di attrazione culturale, ma soprattutto turistica. Sono diventate elemento identitario, elemento caratteristico per l'attrattività della Puglia, che come brand, come destinazione è ormai in cima ai desiderati, ai desiderata di mezzo mondo. Noi dobbiamo diventare un po' più bravi a trattenerli. Una volta attratti devono rimanere. L'accoglienza,
la dimensione, l'impostazione del tipo di ospitalità prevista all'interno delle masserie, quelle che nella nostra declinazione meridiana tengono testa ai castelli della Loira o a quelle di mezza Europa, sono una delle formule originali per far sì che si consolidi e si realizzi la grande sfida sia per un operatore turistico che per una destinazione, che è quella della fidelizzazione. E la vedete dietro di me, la regione Puglia ricca, colorata, tanti gli spunti da seguire anche per i cammini che uniscono la Puglia alla vicina Basilicata. I cammini come opportunità di sviluppo per un turismo che cambia, voi lo raccontate da tempo anche con dati alla mano. Sì, lo raccontiamo come Touring Club da tanti anni, raccontiamo i borghi, raccontiamo il turismo lento con l'editoria, con le progettualità. In questo caso abbiamo fatto una ricerca specifica sul turismo escursionistico, in particolare su quello dei cammini. E abbiamo visto un po' qual è l'offerta soprattutto che i cammini danno al turista sul web, quindi abbiamo cercato di analizzare indirettamente i cammini attraverso quello che viene raccontato poi sulla rete. E abbiamo scoperto alcune cose interessanti che sono sostanzialmente che metà dei cammini analizzati grosso modo hanno siti di progetto o hanno siti che non sono utili a viaggiare, diciamo così, sono utili ad altri scopi, mentre una sessantina sui 100 hanno invece un sito dedicato ai turisti con tanti punti a favore, nel senso che tre quarti riescono a raccontare anche quella che è l'offerta commerciale collegata, quindi a ricettività, ristorazione eccetera, e punto debole direi che solo la metà sono siti in multilingua, quindi sono rivolti solo agli italiani. Su questo si può ancora migliorare. Abbiamo portato la proposta che la Basilicata offre al mondo dell'escursionismo. In termini di cammini stiamo in una fase in cui, partendo da alcune esperienze di successo come il Cammino Materano o l'altra proposta che abbiamo presentato al progetto Il Viaggio Italiano, il Cammino della Madonna Nera di Viggiano, il Cammino Lucano, ecco, innescandoci su questo piccolo sistema che ci collega anche alle regioni limitrofe, proprio perché, come si è detto durante il panel, i cammini consentono di superare quei confini amministrativi che al mondo del turismo non interessano assolutamente. E poi abbiamo portato la proposta nel settore dell'escursionismo più ampio, così come diceva il rappresentante del Touring Club, con la nostra guida Camminare in Basilicata. I cammini sono un sistema che attraversa le regioni, ma non tiene conto neanche dei limiti amministrativi. Quindi come Sistema Sud stiamo cercando di fare uno sforzo, abbiamo dei progetti condivisi come la Via Francigena nel Sud, come le vie del Cammino Materano, ma ce ne sono anche altri. Quindi si sta cercando di lavorare in strutturazione e promozione per la valorizzazione del Sud. Esattamente abbiamo potuto esporre innanzitutto dei dati del Touring Club italiano che guardano il Sistema Italia, ma poi di fare un focus sul Sud e sulle regioni del Sud, mettendo in evidenza i progetti di eccellenza. E qui in BTM è stata rimarcata la potenzialità della Puglia, regione dalla quale passano flussi turistici per arrivare, pensate, anche alla vicina Albania. Perché gli italiani scelgono l'Albania e Saranda poi in particolare? Perché Saranda è troppo bella, perché Saranda è la più bella città dell'Albania. Xamila adesso che è in città di Saranda è le nuove Maldive d'Europa, come si dice. Noi abbiamo Saranda All in One perché è un mix di cultura, di passione, di tradizione, di tradite, di nightlife, è un po' generale di tutto, la destinazione è molto molto complessa e tutti li vogliono perché le spiagge sono fantastiche. È molto legato con la tipologia del turista di questi anni che stiamo vivendo. Vogliono qualcosa di nuovo, una cosa nuova, che infatti Vallona, Vlora, in Albania in generale rappresenta una cosa nuova come destinazione turistica. C'è un'offerta che si paragona con le altre, non so, destinazioni che hanno, non so, una storia quando riguarda il turismo. Albania è completamente nuovissima, che significa la mentalità della gente che sono molto accoglienti, che significa tanto per uno straniero che sceglie specialmente
Vallona o Albania come destinazione, e senz'altro poi le bellezze naturali che sono lì, senz'altro bellissime, e anche se è un territorio un po' piccolo, tu puoi trovare un po' di tutto lì. L'infrastruttura nuova, che è un'altra cosa, poi c'è un mare stupendo lì, specialmente Vallona, che sono due mari uniti insieme, che c'è il Mar Ionio e poi il Mar Adriatico. Poi c'è tanta storia lì, e senz'altro quando riguarda Italia c'è un legame molto forte e storico tra di noi come popoli, come nazioni, come così. È una cosa che sta in continuo, però si sta crescendo. Se poi andiamo, non so, un po' nel tempo, possiamo dire, ci sono dei albanesi che sono venuti qua, hanno scelto Italia come una scelta per il loro futuro. Adesso stiamo vedendo un cambiamento un po' che sta molto ovvio. Sono italiani che vengono e scelgono Albania non solo come destinazione turistica, ma anche a vivere lì, a studiare lì. Così è un rapporto molto 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 forte tra di noi. Cala il sipario sull'edizione 2024 di BTM e By Puglia. È stata una fiera ricca di appuntamenti e, come ha ricordato proprio il presidente Michele Emiliano, la grandezza di questo evento è stato il racconto degli operatori, dei visitatori, dei turisti che scelgono la Puglia per le loro vacanze.